Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a voi. Come ha detto Gin durante l'introduzione, oggi è il giorno in cui ricordiamo la gioia che porta il Natale. Nella nostra corona d'avvento oggi accendiamo quello che rappresenta la candela della gioia. Questa è la terza domenica di Avvento e continuiamo a parlare delle cose che sono realmente essenziali a Natale, quelle cose che sono importanti, le cose con cui vogliamo concentrarci, avendo ancora un Natale purtroppo contraddistinto dal Covid, dove le brutte notizie sono generali. Stamattina abbiamo avuto qualche scorcio di brutte notizie che sono accadute anche all'interno della nostra cerchia familiare o della nostra cerchia di amici, ma noi vogliamo ricordarci che comunque, nonostante tutto, possiamo avere gioia perché c'è un Cristo, c'è un Dio che è sceso in terra a Natale. Natale rappresenta simbolicamente, chiaramente, perché il 25 dicembre non era la data giusta della nascita di Gesù, e tutti lo sappiamo, vero? Che non era il 25 dicembre. Però è l'inizio della lieta novella, e la buona notizia che Dio ci ama ancora e che non si è dimenticato di noi. Essenziale, la parola essenziale è una cosa che ho imparato in una occasione particolare di che cosa significa essenziale. Fu quando mia moglie, all'epoca era soltanto un'amica, o quasi, diciamo, mi invitò per una settimana di camminate a Lake District, alla regione dei laghi, dove ci sono delle montagne non tanto alte che si possono scalare in Inghilterra. Ma partii dall'Italia con le valigie più pesanti che abbia mai fatto. Poi dopo ho capito che le valigie meno pesano meglio è, per vari motivi, ma erano piene di cose. Queste valigie, c'era la giacca a vento, i cappelli, l'altimetro, la lampada, gli occhiali, ma dimenticai una cosa semplice, una cosa stupida: i guanti. Così il primo giorno di passeggiata, che poi tanto passeggiata non era, erano un bel po' di arrampicata su roccia, mi ritrovai a fare tutto il tragitto con appresso una quantità di peso mostruosa nel mio zaino che non serviva affatto, tipo l'altimetro, che mi interessava di sapere a che altezza ero. La lampada era giorno, ma senza la cosa essenziale, i guanti. Beh, sono tornata a casa con le mani viola, praticamente congelate. La prova era Janet, mi ha detto: senti, andiamo a un negozio qua a Lake District, non so se eravamo in quale città eravamo di Lake District, e abbiamo comprato un paio di guanti. Sicuramente erano molto più utili che l'altimetro o la lampada. Alcune cose possono essere davvero utili, sono dei gadget di cui possono essere utili, chiaramente a qualcuno servirà l'altimetro, ma non a me. E altre sono invece indispensabili di avere a chiunque, anche a me, tipo i guanti. In questa serie di Avvento stiamo riflettendo sulle cose che sono essenziali, nella prossima, attraverso una serie di personaggi della Natività. Abbiamo visto, vi ricordate che vi ho chiesto di prendere un foglio e di fare un elenco delle cose che sono essenziali. Nella nostra lista di cose essenziali, vi ho chiesto della vostra lista di cose essenziali, vi ho chiesto di aggiungere due prime stelle. Una è la stella dell'adorazione, dell'adorare, per cui il focalizzarsi su Dio, su cosa è Lui, su quello che ha fatto, e in virtù di questo rispondere facendo un gesto, un atto, un'azione. L'abbiamo visto con l'azione che avevano fatto i sapienti, i magi. La settimana scorsa abbiamo aggiunto la seconda stella, che è quello che dice che la testimonianza, testimoniare è essenziale, raccontare ciò che abbiamo visto e udito ed essere non soltanto dei testimoni passivi, ma dei testimoni attivi, testimoniare di Gesù alle persone, e questo l'abbiamo visto con quello che hanno fatto i pastori. Oggi vorrei suggerirvi una terza stella da mettere nella vostra lista, nella prossima: l'opera di Dio. L'opera di Dio, ciò che Lui ha fatto, ciò che Lui farà,
è essenziale a Natale e lo vedremo attraverso un altro personaggio della Natività, che è Maria. Penso che nessuno metta in dubbio che uno dei personaggi principali della Natività sia Maria, vero? Se non ci fosse stata Maria non ci sarebbe stata, che era il portatore del nostro Salvatore, non ci sarebbero stati i Salvatori. Ma e per cui io Maria la metterei qua nel nostro presepe virtuale, ma penso che l'altro personaggio principale di cui voglio parlare oggi è Giuseppe, perché può sembrare un accessorio, nel senso non è il padre di Gesù, è il marito di Maria, ma nel progetto del Natale sembra quasi messo da una parte, da un posto che gli compete sì e no, nel senso sì, è quello che porta Maria a Betlemme con l'asino, sì, però potrebbe pure non esserci, perché tanto il principale è Maria. Ma vedremo che invece Giuseppe è fondamentale come Maria per dimostrare l'opera che Dio fa. Sapete, la tentazione è di dire che forse Dio ha parlato e ha agito nel mondo a quel tempo soltanto perché era un'occasione speciale, no? Ha operato in quel primo Natale in maniera differente di come opera adesso, in fondo era il primo figlio per Dio, per cui un'occasione speciale. Però come ha operato Dio in quel primo Natale? Mi dai la prossima, Benjamin? Vogliamo vedere per prima cosa come ha operato in Maria, su Maria e attraverso Maria. Leggiamo dal Vangelo di Luca, dal versetto primo capitolo, dal versetto 26 al 35. Dice così: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città in Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E quando l'angelo fu entrato da lei, disse: ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è con te. Ella fu turbata a queste parole e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo: come avverrà questo, dal momento che io non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio. E alla prossima. Questo è come noi ci immaginiamo l'annunciazione. Questo dipinto stupendo è di un certo Michelangelo Merisi, che poi è il Caravaggio. Questa è l'annunciazione. Non c'è dubbio che Dio stesse operando tramite l'Arcangelo Gabriele presso Maria, in un modo in cui non avrebbe mai più operato. C'è quella di nascita virginale al mondo. Stava operando nella vita di Maria, ma qual era? La voglia di operare in Maria? Operare in Maria perché Maria potesse operare nel mondo attraverso la nascita di Gesù. Ma Maria aveva un fidanzato, all'epoca era fidanzato, Giuseppe, e sarebbe stato davvero crudele da parte di Dio di tenerlo all'oscuro di tutto quanto. Quello che aveva significato, perché avrebbe potuto significare tante cose brutte tenerla all'oscuro per la sua relazione con Maria, aveva anche lui bisogno di una annunciazione. Per quello che dico che le annunciazioni nel Vangelo di Luca non è una, sono due. Dio non lascia che sia solo Maria a raccontare ciò che accadrà e dire: a proposito Giuseppe, devo dire una cosa, tra un po' sono incinta e partorisco il figlio di Dio. Così Dio manda a sua volta l'arcangelo Gabriele, probabilmente, questa volta a parlare con Giuseppe. Questo lo troviamo in Matteo
al capitolo 1, al versetto 18 al 21, che dice così: Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe, e prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era un uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo a Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. E la prossima. Questa invece è l'annunciazione di Giuseppe in un dipinto di Georges de la Tour. Vedete, un Giuseppe un pochino più vecchio di come fosse in realtà all'epoca. Dio non manda contemporaneamente Gabriele da Giuseppe e da Maria. Ci sono in due posti differenti. Prima lo manda da Maria e poi lo manda da Giuseppe. Perché accade questo? Il motivo è semplice. Dio può operare nel mondo nonostante noi, ma è molto meglio quando opera attraverso di noi. Ci voleva, prima di dirlo a Giuseppe, che Maria fosse realmente consapevole e accettasse con slancio quello che il Signore gli stava chiedendo. Guardate, Maria avrebbe potuto rispondere all'angelo: angelo, non esiste! Per carità, io proprio non voglio questo bambino, non sono nemmeno sposata, non lo voglio. Vedete, Dio è onnipotente, può fare qualsiasi cosa, ma lascia ai suoi figli e alle sue figlie la capacità di scegliere e di seguire la sua volontà. Non vuole degli automi, dei robot, delle macchine, ma delle persone che disposte ad ascoltarle, che decidano per loro stessi di seguirlo e scelgano in libertà di seguirlo. È quello che Maria doveva fare prima di poterlo dire a Giuseppe. Allora, immaginatevi cosa sarebbe successo se Maria avesse detto di no. Avesse detto no, guarda, non me. Non lo sappiamo. Maria forse sarebbe andata da una prossima. E invece di avere Maria e Giuseppe nel presepe, avremo Giuditta e Simone. Non lo sappiamo anche perché Maria decise di ascoltare, divinamente ispirata, decise di ascoltare, di seguire e servire il suo Dio. Maria ha superato il test e Dio ha detto: io opererò attraverso di te perché tu non ti sei tirato indietro. Adesso guardiamo un attimo Giuseppe. Giuseppe potrebbe aver deciso che il sogno era frutto della peperonata del giorno prima, per cui c'è avuto questo incubo, moglie incinta, non è possibile, e andare avanti col suo progetto di lasciare Maria. Dio è onnipotente, ma vuole che le nostre decisioni siano secondo il suo cuore, ma siano scelte da noi, siano le nostre, che siamo disposti a usare costanza, clemenza, ma anche discernere cosa sia il meglio in quella situazione e di non ostacolare il volere di Dio. Tutto questo Giuseppe l'ha fatto, ha usato clemenza verso Maria, ha usato costanza prendendola in sposa e non ha ostacolato il volere che Gabriele gli aveva, Gabriele non si sa, non c'è scritto nel versetto, supponiamo che sia Gabriele, non ha ostacolato quello che l'angelo gli diceva. Allora, cosa sarebbe successo in questo caso se Maria fosse stata lasciata da Giuseppe? Anche lì Gabriele che avrebbe fatto? Sarebbe andato in giro per la Galilea a cercare un marito alternativo per Maria? Non lo sappiamo perché Giuseppe decide di usare clemenza e decide di usare costanza e decide di usare discernimento e di non ostacolare. Anche Giuseppe ha passato il test. E Dio anche per lui dice: io opererò attraverso di te, Giuseppe, perché non mi hai ostacolato. Adesso Dio può operare nel mondo, mettere in atto il suo piano di mandare Gesù, di mandare un uomo, di mettergli il nome Yeshua, che è la versione moderna di Joshua, e che significa il Signore salvezza. Il Signore è salvezza, perché quell'uomo sarà lo stesso Dio sceso in terra. Capace,
Capite che cosa vuole dire a noi Dio attraverso il racconto delle due annunciazioni? Dio può operare nel mondo nonostante noi, nonostante noi. Ma lo fa meglio quando opera attraverso di noi, in noi e con noi. Quando noi cooperiamo perché il volere di Dio si adempia. Dobbiamo capire quale sia stata la volontà di Dio prima di operare, o quale è il modo che Dio ha scelto per utilizzarsi. Lì dobbiamo essere attenti alla voce che ci arriva da Dio. Allora, come possiamo, come ci aiutano queste due annunciazioni, quella di Maria e quella di Giuseppe, per fare questo? Allora, guardiamo all'esperienza che hanno avuto Giuseppe e Maria. Possiamo vedere tre azioni che hanno fatto per diventare il mezzo con cui Dio avrebbe portato il Salvatore nel mondo. La prima è questa. Ascolta. La prima cosa che fanno entrambi è ascoltare. Maria si è messa lì, carina, ha ascoltato, Giuseppe non poteva fare altro perché tanto dormiva. E certo, no, però considerate che quello è un sistema che ha usato Dio in quella volta, e sappiate che a Dio non piace la monotonia, no? Perché Dio non fa mai le cose due volte nella stessa maniera. Non mai. Ma Mosè gli costò cara questa cosa, quando Dio gli disse batti sulla pietra e uscirà l'acqua, e uscì l'acqua. La seconda volta gli disse parla alla pietra, perché voleva parlare, e disse ma no, ma l'altra volta mi ha detto batti sulla pietra, e lui batté, l'acqua uscì lo stesso. Però Dio gli disse Mosè, no, io ti avevo detto parla alla pietra, non batti la pietra, perché io due volte la stessa cosa non la faccio. Per cui non aspettatevi di sentire una voce dall'alto. Mi dai la prossima, Benjamin? Tra tutti i modi per parlare, per udire la semplice voce di Dio, è quello che ci dice il Salmo 119, versetto 105. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ma come funziona questa vita? Come funziona questa voce che sentiamo dall'alto? Ti dico che come funziona per me. Poi per te funzionerà sicuramente in una maniera differente, però ti dico come ha funzionato per me, per esempio, mentre stavo proprio preparando questo messaggio per Natale. Stavo leggendo un passo dove Gabriele annuncia a Maria che avrebbe concepito un figlio, e dove lei magnificava ciò che Dio aveva già fatto per lei, e il Signore mi ha messo in cuore questo pensiero. A tanti anni fa, una sera ricevetti una telefonata dall'Inghilterra, dove una mia cara amica mi invitava a partecipare a una camminata sui monti. E sapete dall'inizio com'è andata a finire la passeggiata sui monti, senza guanti. Però non era una settimana soltanto di passeggiate, era una settimana di passeggiate e di studi biblici. Perché? Perché c'era la mattina andavamo a camminare sui monti, a arrampicarci sui monti, e il pomeriggio ci mettevamo a riflettere sulla parola di Dio e a pregare individualmente e qualche volta assieme. Allora, io non accettai subito, non dissi mai subito, io non sono uno di quelli super decisi. Ero titubante, con Janet avevamo già avuto, già ci conoscevamo, mi piaceva ancora, e sapevo però che per la mia fede in asfissia una settimana di studi biblici sarebbe stato ossigeno, avrei potuto rinascere in quel momento. Allora che cosa feci? Pregai, attesi, pregai ancora, attesi delle conferme da parte di Dio, non vi so spiegare come, però alla fine dissi di sì, alla fine dissi di sì. Il resto lo sapete, è storia, vedete là, vedete anche quell'altro, per cui le cose sono andate a buon fine. Allora, quale messaggio il Signore mi voleva dire, facendomi ricordare nel mentre che leggevo quel versetto, di tutta questa lunga storia? Il messaggio era questo, vedi Marco, se tu non mi avessi obbedito, se tu ti fossi rifiutato di obbedire al mio volere, oggi non saresti stato sposato con tua moglie, non avresti avuto tuoi figli, probabilmente non saresti pastore di una chiesa e forse non ci sarebbe nemmeno una chiesa a Montefiascone, comunque non guidata da te. Forse tu avresti avuto un'altra moglie,
Ti avrei provveduto un'altra moglie, avresti avuto un altro incarico da parte mia, ma non quello che stai facendo in questo momento. Ma il mio piano prevale, il mio piano prevale. E quando tu mi dai retta, la mia parola viene predicata nel mondo. E tu, come premio, ne ricevi benedizioni. Ma ne ricevi benedizione non te stesso, ma le persone che io ho preparato perché tu mi dovevi servire. Qualsiasi cosa accada, ricordati, io sono con te, ma sono io al comando. Queste erano le parole che mi servivano di sentire in una situazione che stiamo vivendo in questo momento, con l'incertezza per il Covid, non si sa come andremo a finire, in Italia, nel mondo, a Montefiascone c'è un ragazzo che ha la mia età, ragazzo, un uomo, quasi anziano, che ha la mia età, che in questo momento è ricoverato a Belcolle e è intubato, è proprio al negozio qua all'angolo, qua dietro. Dopo ci fermeremo a pregare per questo ragazzo, questo uomo. E il futuro della Chiesa. La Chiesa in Italia, dopo il Covid, la presenza nelle chiese di qualsiasi denominazione, da quelle protestanti a quelle evangeliche, a quelle cattoliche, a quelle ortodosse, si sta piano piano restringendo, ci sono sempre meno frequentatori. Allora io devo fidarmi di quello che è la parola di Dio, che mi dice: comunque la mia parola verrà predicata, ti devi fidare di me perché io sono al controllo. Mi sono venute in mente le parole di Romani 8, dal versetto 31 a 32. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Ma noi siamo spesso portati a pensare che al sacrificio, che Gesù ha fatto il sacrificio a Pasqua. Ma in realtà il sacrificio di Gesù è cominciato a Natale. Perché il sacrificio di Gesù era quello di togliersi dal trono dell'Altissimo, da scendere dai cieli, perdere la sua natura divina e incarnarsi in un uomo. E quello era un sacrificio. L'inizio del sacrificio di Pasqua è iniziato a Natale. Un Dio che si spoglie della sua natura divina e scende in terra in forma umana come un bambino qualunque. Tutte queste cose, tutte queste riflessioni non sarebbero mai arrivate in me se non avessi letto la parola. Non potrai udire la voce di Dio se non leggi la parola di Dio. Ti incoraggio a leggere quotidianamente, non deve essere una lettura di 5 ore, poi se vuoi leggere 5 ore la Bibbia, oh, lode a Dio. Ma 3 minuti, un versetto. Durante questo avvento vi sto spedendo delle piccole riflessioni che sono di il tempo di lettura, sono attento, c'è un sistema che per cui si conteggia il numero di parole e ti dice quanti minuti ci vogliono per leggere. 3 minuti. Tutte le riflessioni che scrivo la mattina sono di 3 minuti. In 3 minuti ci sono due versetti. Quei due versetti sono... Lasciate perdere tutto quello che scrivo. Tutte le stupidaggini che scrivo io, lasciatele perdere. Leggete quei due versetti che metto nelle riflessioni. Perché quelle sono le cose importanti. Quella è la parola di Dio, non quella di Marco. È quella la parola che vi sta parlando ogni mattina. È un buon allenamento per poi proseguire questa abitudine dopo Natale, perché dopo Natale smetto di mandarveli. Un altro modo di dire la voce di Dio è attraverso lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che opera. Mi dai, Benjamin, la prossima? Giovanni 14, 26 dice così, questo è Gesù che parla. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Allora, quando hai l'abitudine di leggere la Bibbia, quando hai l'abitudine di tenerla aperta, di aprirla quotidianamente, non ti servirà più di tenerla aperta fisicamente davanti a te per ascoltare la voce di Dio. È esattamente quello che ho descritto con il versetto di Romani, era quello che mi era accaduto
a me quando riflettevo sul mio rapporto, se non avessi detto accettato l'invito di Janet ad andare in Inghilterra. Quel versetto che mi era balzato in mente non mi era spuntato così per caso, ma era lo Spirito Santo che me lo stava sussurrando. Ma perché? Perché lo avevo letto. Allora mi diceva: Marco, ti ricordi quello che ti ho detto? Ti ricordi quello che c'è scritto? Era lo Spirito Santo che mi stava parlando. Allora, quando è l'ultima volta che hai ascoltato la voce di Dio? Cosa ti ha detto? Cosa sta cercando di fare nella tua vita? In quale modo lo ascolterai in questo Natale? La seconda azione che vediamo in Maria e Giuseppe è questa. Credi, credi. E qui ci voleva un bel po' di fede, tanto da parte di Maria, tanto da parte di Giuseppe. Allora, spesso Dio ci chiede di fare delle cose possibili, no? Sono cose possibili, quelle sono facili da credere, no? Sono facili da credere. Forse un po' meno facili da fare, dicendo: guarda, tu devi andare a parlare al tuo parente, ok, sì, va bene. Quello è facile da fare perché lo conosco, più difficile da attuare perché magari c'è soggezione, però quello sta nell'ambito delle cose possibili. Altre volte ci sono cose, ci mette di fronte a cose che sono totalmente impossibili e illogiche, irrealizzabili per la logica umana. Noi siamo chiamati a credere, a operare non nel fattibile, ma nell'impossibile. Quando ho fatto il corso negli Stati Uniti, il pastore che ci faceva il corso aveva un vocabolario e ci ha fatto vedere: vedete, questo è il mio vocabolario, vediamo, alla voce impossibile. E lo aveva tagliato. C'era un buco proprio fisicamente nel vocabolario, perché la parola impossibile era stata tolta. Perché? Perché diceva: con Dio tutto è possibile. Con Dio tutto è possibile. Pensate a Maria, come avrà preso il fatto di cercare di convincere le persone che aspettava un bambino, che era vergine e che il figlio era il figlio di Dio. Sinceramente, io fossi stata un'amica di Maria. Maria, che hai combinato con Giuseppe? Birichina. Invece Maria ha detto: senti Dio, io credo e mi fido di te. Ma adesso come faccio a raccontare a tutti gli altri che sto davvero portando un figlio? Credere e fidarsi e affidarsi talvolta è duro e passa attraverso il giudizio delle persone che abbiamo attorno. Ora mettetevi nei panni di Giuseppe. La tua promessa sposa, col quale hai fatto il bravo, e dato soltanto i bacetti sulla fronte, niente, viene un giorno da te e dice: lo sai? Io sono incinta. E poi lo sai? Non è figlio tuo, ma è il figlio di Dio. Per quanto il buon Giuseppe potesse essere un buon credente, penso che non esistano parole per definire quanto fosse impossibile credere in una storia del genere. Ci avresti creduto se fossi stato Giuseppe? Allora, se la tua risposta è no, significa che sì, sei normale, ma che sei disposto a credere soltanto alle cose che sono possibili e che hai già visto fare. Dice così: questo già l'ho visto fare, lo è possibile. Allora, ti chiedo, ma vuoi davvero un Dio così? Un Dio che è capace di fare le cose che sono logiche? Quelle che sa fare qualsiasi altra persona, aprire una porta? Quelle che sono fattibili? Oppure vuoi un Dio di quelle cose che sono umanamente irrealizzabili e non fattibili? Un Dio che sappia fare... Vuoi davvero un Dio che sappia fare quello che hai già visto fare in passato? Ti aspetti un Dio che faccia cose che non hai mai visto fare in passato? È davvero un Dio che fa cose logiche quello in cui vuoi avere fede? Quello a cui la parola ci pone di credere a Natale è un Dio che va oltre qualsiasi cosa, che va oltre qualsiasi cosa immaginabile. Immaginati una cosa enorme, stai davanti a un mare e dici: e adesso? E Dio ti dice: toccalo. Dice: ma toccalo. Si divide in due.
Te lo saresti mai aspettato? No, perché? Perché non è possibile. Attenzione, credere non è sempre facile, eh? Mi dai la prossima, Benjamin? Credere crea dei dubbi. Soltanto gli stupidi non hanno dubbi. Maria disse all'angelo: come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose: lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà l'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. Maria, pur credente, aveva tutto il diritto di avere dei dubbi, cioè aveva tutto il diritto di avere dei dubbi e aveva anche tutto il diritto di chiedere qualcosa, come sarebbe successo qualcosa che non era mai accaduto nel mondo. E lei, dice Luca, avendo trovato grazia presso Dio, Dio fu grazioso e le rispose: ti avverto, non sarà sempre così, non sarà sempre così. Talvolta le tue domande non riceveranno risposta. La Bibbia, se tu la leggi, è piena di persone a cui Dio chiede di fare una qualche cosa, gli dice: sì, Dio, ma perché? E non riceve risposta, o riceve la risposta di dire: perché? Perché io sono Dio. Allora, quale intervento oltre la logica umana da parte di Dio devi credere in questo Natale? Un familiare che crede in Gesù? Una guarigione di una familiare o di un amico o di un'amica? Un matrimonio che venga risanato? Un rapporto con un figlio o con una figlia che venga ristabilito? Hai facoltà di chiedere che succeda e hai facoltà di chiedere come avverrà. Ma ciò che ti serve di più è credere che Dio opererà oltre l'umanamente possibile. La terza azione che vediamo attraverso le storie dell'Annunciazione di Maria e Giuseppe è questa: agisci. Maria aveva ascoltato l'angelo affermare qualcosa che non era mai accaduto nel mondo. Mai accaduto nel mondo. Aveva creduto nonostante si fosse chiesta come, e a lei era stata data anche la risposta. E come risponde a tutto ciò? Prossima. Luca 1:38. Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo partì da lei. Maria, la risposta di Maria è: se questo è il tuo progetto, se questo è il volere del mio Signore, eccomi, sono pronta a prendermi il rischio, a prendermi le maldicenze, a prendermi la vergogna, perché so che Dio è in controllo e sta operando in me e attraverso di me. Allo stesso modo Giuseppe aveva ascoltato l'angelo, ma al risveglio dal sogno come avrà reagito? Mi dai la prossima. Matteo 1:24-25. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Giuseppe risponde allo stesso modo di Maria dall'altra parte. Risponde: se questo è il tuo progetto, Signore, se questa è la tua volontà, eccomi, sono pronto ad affrontare lo scherno delle persone, a prendere in moglie una donna incinta, a non avere rapporti con lei per 9 mesi finché non sarà partorito, perché il parto avvenga da una vergine, così come è stato scritto da Isaia. Io mi impegno a far sì che la profezia venga avverata, si avveri, e il figlio di Dio nasca da una vera vergine, perché so che Dio è in controllo e sta operando in me e attraverso di me nel mondo. 700 anni prima, infatti, Isaia aveva detto così: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Emanuele. Dio opera attraverso credenti che ascoltano, credono e agiscono. Ma è l'opera di Dio che è essenziale, il progetto essenziale a Natale è l'opera di Dio.
il progetto che si è iniziato a Natale e si è concluso a Pasqua, ma quello è il progetto di Dio e noi dobbiamo essere attenti e obbedienti. Il progetto era di mandare l'Emanuele, il Dio con noi, di mandare il Yeshua, il Gesù che salva. Allora, vuoi vedere Dio all'opera? Vuoi vedere Dio all'opera in te, ma soprattutto attorno a te, attorno alla tua famiglia, al tuo paese, al tuo stato, alla tua regione, al mondo? Allora devi agire quando Lui ti chiede di agire. Devi agire, non devi soltanto ascoltarlo. Maria ha permesso che Gesù arrivasse in questo mondo e ora tocca a te dire al mondo che Gesù è arrivato a Natale. Accetterai che Dio operi in te e soprattutto operi attraverso di te per questo Natale, ma anche oltre, non soltanto a Natale, per portare il messaggio di Gesù a qualcuno che ha necessità di vedere che Dio è realmente sceso e vuole operare nella sua vita. Tu puoi essere colui o colei attraverso cui Dio opera nella vita di una persona che sta attendendo Emanuele, Dio con noi, di una persona che sta attendendo Yeshua, Dio salva. Che ne so, forse devi invitare qualche persona alla cena delle candele la prossima domenica. Vi ricordo, non è domenica alla mattina, è domenica pomeriggio alle 18. Oppure devi invitare qualcheduno il 25 di dicembre all'accensione della candela di Gesù. Se fisicamente non sarai qui, perché molti di noi andranno presso le proprie famiglie, forse devi invitarli a vedere il culto online o vedere la registrazione del culto. O forse devi semplicemente andare da loro e dirgli: come stai? Lo sai che oggi si festeggia il Natale, Gesù è realmente Emanuele, Dio con noi, è realmente Yeshua, Gesù salva, affinché Dio e Gesù li raggiungano. In conclusione, Giovanni 5,17, Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora ed anche io opero. Che cosa è essenziale a Natale allora? L'opera di Dio è essenziale, l'opera di Cristo è essenziale, è essenziale che tu gli permetta di operare in te e attraverso di te per ricevere la vera gioia a Natale e perché il mondo parli di Cristo a Natale. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che Tu stai operando nel mondo, che continui a operare in una maniera eccezionale e al di fuori della logica umana. Tu sei il Dio che può fare le cose oltre la logica. Se tu che mi hai ascoltato oggi sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio essere un tuo servo, io voglio essere una tua serva. Ti prego di parlarmi, di dirmi qual è la tua volontà per me. Non voglio tirarmi indietro quando tu mi chiederai di agire, perché so che tu stai agendo in me, attraverso di me, affinché il mondo creda in te. E Signore, io voglio prendere l'impegno oggi di leggere la tua parola, di leggere la Bibbia, anche soltanto poco al giorno, anche 3 minuti al giorno, perché io possa veramente sentire la tua voce e capire il tuo volere per me. E voglio essere tuo testimone in questo Natale della gioia che è la discesa di tuo figlio Gesù. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.